intanto per cominciare, è per me complicato e imbarazzante intervenire dopo Marcella, non solo perché lei è bravissima e straordinariamente divertente, che è la prima dote di un buon oratore, ma anche perché io sono costretto e sono, come posso dire, portato da una forza superiore a quelle di cui io dispongo a contraddire gli ultimi 5 minuti della sua, del suo discorso. E naturalmente sto scherzando, però è così. E le cose di cui io parlerò sinteticamente, rapidamente, non si prestano tanto facilmente al trattamento che Marcella ci propone, anche se io mi sforzo e soprattutto riconosco che il metodo da lei proposto è quello giusto, non ci riuscirò, e devo ammettere che non la mia indole e neppure il mio metodo teorico, ma la mia ispirazione va in una direzione differente, assai dark. Il mio tema è oggi, ma in generale in questo periodo, il mio tema è, come recita il titolo della mia relazione, il collasso della mente globale. Espressione, ci trovavamo a tavola qualche tempo fa, io e Marcella, e lei mi ha detto queste sue cose fantastiche che io un po' conoscevo e soprattutto con cui mi veniva facile trovarmi d'accordo, perché è talmente brillante, è talmente denso di pensiero quello che lei dice, che facilmente mi lascio convincere. Alle sue considerazioni ho risposto molto rapidamente accennando al tema che va sotto il titolo collasso della mente globale. Lei è stata incuriosita da questo, abbiamo avuto qualche rapido scambio e a questo punto lei ha avuto addirittura la cortesia o forse la malvagità di mettere i nostri due interventi l'uno dopo l'altro. Di che si tratta? Qual è il tema del quale intendo parlare?